Noi in questo momento lì stiamo facendo fatica, è inutile. Facciamo fatica a tenere la gara, perché anche quando abbiamo vinto abbiamo sempre sofferto anche nel secondo tempo. Come spieghi? Lecce motivato, ben disposto in campo e padrona, possiamo dirlo, del campo nella prima frazione, poi un'altra partita nella seconda. No, loro ci hanno messo vivacità, ci hanno messo quello che potevano, io per carità di Dio non vado a vedere in casa degli altri. Noi abbiamo fatto degli errori che di solito non si può fare. Abbiamo fatto prima crossare uno liberamente. Sul secondo gol abbiamo fatto entrare dentro liberamente, ma lì non si deve far tirare nemmeno crossare, perché poi con il vento che c'è, con gli attaccanti che si buttano dentro, la partita ti può girare. Noi si è preso il secondo gol, è roba da ridere. Poi dopo hai sbagliato un gol a porta vuota, è normale che poi perdi. Ci sta di perdere, non è che abbiamo giocato contro nessuno, Ci sono anche gli altri e gli altri hanno fatto del loro meglio, ci mancherebbe altro. Mister, solo una questione di errori di singoli, come sempre stia dicendo, o forse c'è qualcosa che non va in complessivo nell'impianto di gioco del Lecce? Nel secondo tempo, insomma, abbiamo visto un Lecce un po' spento, obiettivamente, in grande difficoltà rispetto alla foga del partita. No, noi pensiamo che forse basti avere un po' di tecnica, avere qualcosa per tenere la gente lontano dalla nostra area, però molto probabilmente non è così. Molto probabilmente se non cambiamo atteggiamento non andiamo da nessuna parte. Al di là degli errori fatti, ma noi dobbiamo essere una squadra che vogliamo qualcosa per tutta la partita. Oppure andare a capire il perché di questi cali, oppure andare a capire perché smettiamo di gestire la palla. C'è un insieme di cose da capire. Io sono arrivato qui da un mese nemmeno, perciò non è che uno arriva, anche se hai vinto tre partite, pensi di aver risolto problemi. Almeno io non credo di aver risolto proprio un bel niente. Abbiamo avuto queste tre partite, abbiamo vinto e ci siamo messi in una certa posizione di classifica. È chiaro che le partite quando non le puoi vincere non le devi perdere, se vuoi un campionato, vuoi fare un campionato di vertice. Oggi l'abbiamo persa, abbiamo fatto una serie secondo me di errori, perciò poi ne parleremo domani con calma con i ragazzi. A questo punto Curiale diventa un problema, non No, riesce proprio a sbloccare Curiale non è un il problema, Curiale è un giocatore del Lecce. È chiaro che deve trovare una certa condizione, però secondo me in questo momento è normale, lo sa anche lui, sta facendo fatica, ma non è un problema Curiale, è un problema generale. Il problema del Lecce non è, può essere l'allenatore che c'era, che l'allenatore che c'è adesso. Il problema è che devono capire che le situazioni che ci sono in C, se non le capisci fa fatica a vincere campionati. cosa la preoccupa di più? No, ma a me non mi preoccupa niente, perché io sono abituato a risolverli da me i problemi, a me non mi ha mai aiutato nessuno, perciò in qualche maniera devo iniziare a fare qualcosa, perciò vediamo tranquillamente. Mister, una spiegazione non si è data ancora, no? Perché ha parlato di un calo, non, dopo quasi un mese non è chiaro ancora il quallo, però tanta munizione all'inizio del secondo tempo, forse un calo fisico o cos'altro? Non so, onestamente faccio fatica a capire, perché se dopo un minuto c'è un calo fisico, dopo che ti sei riposato 15 minuti, mi viene da ridere, insomma. Può essere un calo. Siamo stati subito pronti via. Secondo me, quando finisce il primo tempo, noi ci rilassiamo troppo. Noi pensiamo che sia finita perché vediamo anche gli avversari. Perché questa è una costante delle nostre partite fino adesso. Che poi ci vada bene o che poi ci vada male come oggi, però è una costante delle partite che abbiamo fatto. E mi sembra che lei lo sappia.